Ehi la ciurma, io sono Mazzatessa e ben ritrovati in questo nuovo episodio di Expeditions Conquistador. Allora, io direi che qua potremmo accamparci per la notte, visto che abbiamo poco movimento, e così prendere domani quei bei maialini. Allora, caccia non ce l'abbiamo ottimale, però. Allora. Proviamo un bel po' che possiamo conservare. Abbiamo 8 unità di carne. Direi che tu vai a cacciare, tu anche mettiamo il signor 7 a conservare e diamo una razione doppia a Lopez. Ah, ho fatto poca carne. Però vabbè, non è un problema perché tanto qui abbiamo il maialino pronto da cuocere. Se li prendessimo tutti e tre? Prendere tutti e tre. Oh, il quarto là no, eh. Oh sì. No, oggi non riusciamo a farcelo. Però magari domani sì. Come obiettivo aggiornato? Non abbiamo finito. Ah no, dobbiamo consolidarla quando ci accampiamo. Ok. Ritorniamo un attimo indietro. Ok, accampamento. Allora abbiamo un'unità di carne per tutti. E ne possiamo conservare un botto in realtà, quindi direi che 10, 10, e siamo 27 su 34, altri 7. Facciamo che conservare tutto, tanto possiamo prendere ancora quell'altro maialino là. Vai. Ok. Ottimo, 34 razioni, abbiamo fatto la mappa della palude. E così dovremmo essere a posto. Ok. Tra l'altro mi pare di aver notato per il... L'altra volta che abbiamo un po' di esperienza che possiamo dare ai nostri pippottini. Sì, c'è qualcuno che può salire di livello. Allora io farei salire, ci ho già ragionato. Farei ragionare Ruiz, uno perché ce lo portiamo in battaglia e due perché possiamo mettergli guardia al max e pattuglia 6 e non sarebbe male. Allora, cosa metterci? Questo non ci avevo pensato effettivamente. Ah, buon paziente. Oppure costituzione, direi. No, o evadi è meglio. Oppure navigato. No, gli faccio navigato, dai. Che 10 punti in più non sono male. Mettiamo due di qua e uno su pattuglia. Ok, ottimo. Però sull'attrezzatura adesso c'è un sacco di spazio in più. Allora, Ortega togliamo tutto. Ah, Iruenes togliamo tutto quel che si può. E allora lui che ha dello spazio in più mettiamo tutto qua e adesso rimettiamo un po' a lei fin tanto che ne abbiamo. Vabbè dai. Comunque rimane abbastanza messa bene. Allora questo ne ha poco.
Sto ne a poco, ma perché probabilmente si sbloccheranno solo quando arrivano al max. Va bene, così mi sembra che siamo messi non male. Però adesso le missioni non abbiamo niente. Sulla mappa che cosa sappiamo noi? Allora, abbiamo una buona conoscenza di questa zona qua. Rovine sommerse le abbiamo fatte. Villaggio delle paludi. Pescatore di perle. Allora, qua avevano un pochettino di equipaggiamento, ma davvero poco, per cui mi sa che non conviene. Potremmo esplorare questa zona là più in basso. Ah, qua mi sa che più in su non c'è niente che si possa fare. Non so se si collega da qualche parte questo posto, ma mi sa proprio di no. Vorrei esplorare per bene tutta la zona prima di partire via. Ok. Allora, tutti quelli che conservavano li mettiamo a cacciare. Quanta carne abbiamo? 7 ne avanzano. Qui direi tu. Caccia, mettiamo lui a conservare e gli altri a cacciare, perché presto andremo a usare di nuovo le provviste. Ok, l'inventario come è messo con lo sviluppo qua? 8 giorni, dai, buono. Ok, 10 unità di carne, non è male. Così ne consumiamo soltanto due. Allora, una cassa che non è che ci serva particolarmente, ma le erbe già di più. Allora, andiamo verso le erbe. Ci arriviamo entro notte, direi di sì. No, ok, là sfocia nel mare, per cui nulla, quel fiume non è attraversabile da questa zona almeno. Poi probabilmente là finisce la mappa, immagino. Però andiamo a vedere la zona in giù, perché quel lembo di terra potrebbe anche essere che nasconda qualcosa. Abbiamo poco movimento, quindi direi accampiamoci qua che c'è del pesce. Sì, vai a pescare infatti. Mandiamo uno da 10 a pescare. Tu vai a cacciare. E dovremmo essere messi mediamente bene. Allora, abbiamo perso 23, 22 di legname ed è un peccato. Adesso non abbiamo più tanto legname. No, vabbè, 42, dai, ci sta comunque. E il pescatore non ha trovato un fico secco di niente, ma vabbè, ci abbiamo provato almeno. Allora, un'altra cassa là. Allora, arriviamo qua, vediamo un po' come si apre la situazione. Sai che non si apre un corno. Vabbè. Andiamo qua, vediamo se qua possiamo ancora pescare. Penso di sì, in realtà. Sì. Accampiamoci qua, mandiamo lui di nuovo a pescare. Abbiamo poco cibo, beh. Sì. Però beh, abbiamo fatto un bel po' di razioni. Per cui non è una cosa malvagia. Visto che stiamo salendo qua su, ma non troviamo nulla, lassù. È un esplorare giusto. Per esplorare, no, infatti là a un certo punto non si può neanche più salire. Vabbè, torniamo indietro. E ci accampiamo di nuovo qua per pescare. Speriamo sto giro becchi qualcosa di più. Ok. Ok, sto giro va meglio. Quanto siamo vicini al villaggio? Molto, direi che una cappatina al villaggio possiamo farla. Ci arriviamo in giornata? Sì, ci arriviamo in giornata. Vediamo se hanno qualcosa di nuovo da dirci o se. L'acquisto degli oggetti cosa intende? Una. Ah no. Hanno poco di equipaggiamento, però posso comprarne. Quanto mi costa? 176 tesori. Un po' di tesori potrei prenderli effettivamente. Cioè potrei spenderli. No, beh. Uno. Compriamone uno. E poi dopo aumentano di brutto.
Dai. Un equipaggiamento ci sta e lo assegniamo subito a Iruenes, così non lo perde per strada. Ok, adesso non abbiamo un granché di posti dove andare, qua non vedo né pesce né carne, per cui direi seguiamo la strada e poi ci accampiamo appena fuori, tipo qua. Va benissimo. Allora, tu caccia, anche se in realtà abbiamo da conservare. Abbiamo da conservare esattamente 10, allora tu cacciatore vai a conservare. Ok, abbiamo trovato comunque 10 unità di carne, che è buonissimo, perché così almeno ci si è riempiti. Oh, guarda chi c'è qua. Credo che questo si è spostato. Ok. Andiamo a prendere la cassa nel dubbio. Abbiamo ancora 14 movimenti. Penso che la strada che dobbiamo tenere sia questa. Per andare su. Noi vorremmo andare verso Xalapa per vedere la spedizione del nostro caro amico qua. Aspetta, qua è la strada si biforca e noi seguiamo in su. Se non andiamo giù per i viaggi dei pescatori di perle, probabilmente. Usciamo un attimo dal percorso qua. Ok. E ci accampiamo appena fuori. Abbiamo di nuovo così tanta carne da conservare? 12, abbiamo un cacciatore da 2, sì. Tanto non cambia molto. No, infatti. Hanno trovato comunque 9 di carne, abbiamo raccolto 12 provviste, molto buono. Allora, continuiamo ad avanzare. Succede poca roba in questo frangente. La strada ci sta portando nella direzione giusta, almeno. Stiamo uscendo dalla palude, mi dà l'idea. Se non altro. Non si vede granché. Ci sono delle casse in giro, ok, ma andiamo verso questa cassa, così ci accampiamo anche poi per la notte, magari in giungla e non in palude, che dovrebbe esserci anche un pochettino più conveniente. Allora, caccia e caccia. Ok, razioni ne abbiamo a sufficienza per tutti? No, ma non è un problema, tanto abbiamo fatto quasi 100 di provviste. Ah, 11 di carne, ok, per cui anche se usiamo solo una provvista non è un problema. Ah, qua dobbiamo per forza passare dalla strada, perché la foresta è troppo fitta. Non mi piacciono i punti in cui la foresta è troppo fitta, perché quell'albero c'ha una strana incisione sopra. Traccia la mappa dei sentieri. Ok, qua mi sa che considera come montagna. Mi sembra che stia iniziando a salire un po' la strada, no? No, forse no. Però c'è un bivio. C'è un bivio. Sì. Dove dobbiamo andare indicativamente? Su o giù? Su, penso, ancora. Andiamo in là. Non si vede ancora nulla, ci accampiamo qua. Fuori dei sentieri strani. Ok, abbiamo sbloccato tende livello 3, ottimo. Abbiamo raccolto 11 di carne, che è buonissimo. Non ottimo, perché quella, quanto è su quella cassa? Beh, allora non si vede assolutamente nulla in giro. Ma nulla di nulla, non c'è un cerno, un uomo, un cinghiale. Ah, ecco, era detto.
c'è un kernel qua, ma mi sa che... Sì, ci arriviamo, ok. Quanto ce ne chiede però? Tra l'altro ho visto che lo indicava qua kernel, per quello che me lo ricordavo. 2 su 10, ok, quindi sarà lungo vari sentieri che ci sono sti affari qua. E se ci accampassimo là vicino alle erbe, così poi le raccogliamo? Dai. Vada, allora. Tu sviluppa qualcosa, va? Facciamo il carro, dai. Il carro è molto buono. Ci velocizza, è vero che mancano 20 giorni, ma... Ci dà un altro più 3 di movimento, che non è male. Ah, come reazione siamo a posto? No, 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 stavamo per sbuttare tutto. Ben 15 da conservare, allora facciamo che tu... Conservi e tu conservi. Ok, ne hanno comunque raccolto 9. È buonissimo come siamo messi adesso di caccia, perché anche quando ne spostiamo 2 per conservare... Prendiamo comunque un buon numero di... c'è un tesoro qua. Andiamolo a prenderlo, che non si sa mai. Andiamolo a prenderlo. Andiamolo a prendere, intendevo, ovviamente. E poi mi sa che la città... No, ci siamo quasi arrivati in realtà alla città. Ok. Fermi qua. Caccia, caccia. Razioni, diamo un'unità di carne a tutti ed è già così. Ottimo, dai, abbiamo trovato un ottimo... Aia! Intuimi, mi riferisco alla presenza di movimenti davanti a voi, così ordina la tua spedizione di assumere una formazione difensiva. Un gruppo di guerrieri aztechi compare in lontananza, si muove in una fila trascinando un numeroso gruppo di selvaggi abbattuti, legati a pali tenuti insieme da corde, e devono essere diretti a Tenochtitlan. I guerrieri ti guardano con sospetto e cambiano percorso per evitare la tua spedizione. Ma li lascio passare in realtà. Avverti tu e me di mantenere una formazione difensiva mentre gli aztechi vi passano oltre, ma i nativi si tengono a distanza dalla tua spedizione. Vedi che alcuni dei tuoi uomini restano scossi a vista delle donne e degli anziani prigionieri che marciano accanto loro, ma una volta che i nativi non si vedono più, la carovana si rimette in marcia e nessuno apre bocca. Ok. Per un attimo ho pensato che avremmo dovuto per forza combattere e non mi andava molto l'idea perché... Sono già quasi passati 20 minuti, quindi non avevo intenzione di arrivare. Cos'è che c'è qua? Siamo arrivati, ma c'è una strana roba là. Ci siamo quasi, ma... mi sa che ci accamperemo comunque alle porte. Sì. Ah, facciamo che arriva fin qua. 0. Ci fermiamo. Tutti un'unità di carne. Non c'è nessuno a conservare, sono tutti a cacciare. Ottimo così. Perfetto. 11 trovate. Benissimo. Detto questo direi che possiamo salvare qua e fermarci, io vi invito a lasciare un mi piace e iscrivervi se per caso non l'avete già fatto, ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti, buona giornata.